Cari amici della Tenda TV, buonasera, benvenuti a questo nostro appuntamento dal seminario vescovile di Vittorio Veneto dove ci troviamo. Siamo insieme per vivere la Santa Messa presieduta dal Vescovo Corrado nella solennità dell'Annunciazione del Signore, durante la quale tre dei nostri seminaristi della comunità teologica riceveranno i ministeri istituiti di lettore e di accolito. Per il nostro seminario il 25 marzo è proprio una data importante e tradizionale nella quale celebriamo solitamente questo appuntamento. Infatti è la festa in cui ricordiamo l'angelo Gabriele che porta a Maria l'annuncio più lieto, più sensazionale di tutta la storia. Dio propone a questa vergine di Nazareth di diventare madre del Figlio di Dio. Concepire il Verbo, dare alla luce colui che avrebbe salvato il mondo. Il 25 marzo è una data davvero importante perché segna l'inizio dell'incarnazione di Dio nella storia e non a caso il calcolo è stato fatto proprio prendendo spunto dal Natale. Il 25 marzo cade esattamente 9 mesi prima del Natale. Tutto il tempo della gestazione, della gravidanza di Maria, che dà alla luce Gesù, viene quindi ricordato dal primo all'ultimo giorno. Non è un caso, permettetemi anche questo excursus un po' letterario, che proprio il 25 marzo Dante situi l'inizio della Divina Commedia, proprio come oggi, il suo viaggio attraverso l'aldilà, l'inferno, il purgatorio, il paradiso. E quest'anno lo stiamo ricordando in modo del tutto particolare a 700 anni dalla morte del sommo poeta. Insomma, oggi è la festa dei grandi sì, possiamo dire. Il Verbo di Dio che dice sì al progetto del Padre ed entra nel mondo incarnandosi. Il sì di Maria di fronte a questo progetto, dapprima forse un po' spaventata per la grandezza di questo piano divino, e poi la piena fiducia, l'abbandono con cui dice ecco la serva del Signore. E infine il sì dei nostri amici seminaristi che quasi si sintonizzano su questi grandi eccomi che li hanno preceduti e al quale anch'essi vogliono rispondere con la loro storia vocazionale. Ci prepariamo a conoscerli, ma alcuni di loro li conoscete già, li abbiamo incontrati anche negli anni scorsi. E ad ascoltare direttamente dalla loro voce quello che stanno provando in questi minuti. Ed eccoci insieme ai nostri tre amici seminaristi, lascio a loro presentarsi partendo da. Federico Mianti, della parrocchia di Fara di Soligo, ho 32 anni e sono in servizio nella parrocchia di San Vendemiano. E ti prepari a ricevere il ministero, Del lettorato. che è il ministero che consiste nell'essere ufficialmente, diciamo così, autorizzato a proclamare la parola di Dio nella Chiesa durante le celebrazioni liturgiche e nella vita anche pastorale di tutti i giorni. E poi abbiamo Gabriele Pancotto, 26 anni, di Farra di Soligo, in sesta teologia e in servizio nella comunità parrocchiale del Duomo di Sacile. Io mi preparo a ricevere il ministero dell'accolitato con Marco. Io appunto sono Marco Gaiotti, ho 25 anni, sono in quinta teologia, originario di Castello Roganzuolo e presto servizio nelle parrocchie di Fontanelle, Lutrano e Vallonto. Anche Marco, insieme con Gabriele, si sta preparando al ministero dell'accolitato, che riceverà tra pochi minuti, ed è quel ministero che li mette più vicini, più stretti, possiamo dire usare questo termine, all'Eucaristia. Diventano ministri straordinari della comunione, soprattutto con una sfumatura particolare, portandola agli anziani, agli ammalati, e speriamo davvero presto di poter riprendere anche la visita nelle famiglie in questo periodo così difficile. Vorrei fare una domanda a tutti e tre, ma comincio proprio con te, Marco. C'è un brano della parola di Dio che in questo periodo di preparazione al ministero, ti ha aiutato, ti ha illuminato? Il brano che in questi giorni subito precedenti mi ha accompagnato e illuminato, mi è tornato alla mente e al cuore, è proprio un brano del Vangelo di Marco, dove Gesù sta salendo a Gerusalemme con Pietro e con i discepoli e poi volge a loro la domanda,
Voi chi dite che io sia? Pietro risponde, tu sei il Cristo. Bene, poco dopo Gesù comincia ad annunciare che a Gerusalemme subirà la passione, andrà in croce e risorgerà. Pietro allora lo prende in disparte e lo rimprovera. Ecco, Gesù lo riprende davanti a tutti quanti e gli dice, va dietro a me. Ecco, quel va dietro a me in questi giorni mi ha proprio interrogato e mi ha fatto capire che il posto del discepolo è dietro al maestro, perché è lui che conosce la via e conosce i tempi. E allora dietro una guida così sicura c'è solo da avere fiducia nei suoi confronti. Grazie Marco per questa interpretazione così bella e calata anche nella tua realtà. La stessa domanda anche per Gabriele. C'è un passaggio nella prima lettera che San Paolo rivolge alla comunità di Corinto, nel quale, mentre parla del ministero, dell'annuncio del Vangelo che egli sta operando, riconosce e afferma come esso sia un dono e un compito, un incarico che gli è stato affidato. A un certo punto dice, mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Queste parole che porto nel cuore da qualche settimana, proiettato verso il ministero che oggi ricevo, mi sono parse subito come una sfida e un bel programma di vita da attuare nel prossimo futuro. Grazie. E adesso la stessa domanda per Federico, che sta proprio per ricevere il ministero del lettorato, che quindi ha a che vedere più da vicino con la parola di Dio che ti viene consegnata. Qual è il brano che ti ha un po' aiutato in questi giorni di preparazione? In questi giorni mi accompagnano le parole del Salmo 119. Ricorda la promessa fatta al tuo servo con la quale mi hai dato speranza. Questo mi consola nella miseria, la tua parola mi fa vivere. Questi versetti mi ricordano come ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica ci fa vivere nella verità e nella gioia la vita. Ed è stata proprio questa la scoperta che mi ha condotto in seminario e che mi ha fatto fare questo passo di oggi. Grazie, sono davvero molto belli, luminosi i passi che vi hanno accompagnato in questi giorni e auguriamo a questi nostri seminaristi davvero di farsi portatori della parola e del pane di vita, perché tante persone, quelle con le quali venite a contatto anche nelle realtà pastorali in questo tempo, possano incontrare il Signore. C'è tanto bisogno, soprattutto in questi giorni, lo sentiamo, di vederci, incontrarci, poterci stringere la mano e anche che il contatto tra di noi nella Chiesa e con il Signore sia vivo. Diciamo pure anche che questa celebrazione si svolgerà qui in seminario, ma nei progetti iniziali doveva avvenire nella chiesa di Farra di Soligo. Dalla parrocchia di Farra provengono appunto sia Federico che Gabriele. Purtroppo per la zona rossa di questi giorni che tutti conosciamo siamo costretti a viverla qui, un po' intimamente, proprio come l'anno scorso in cui Marco e Gabriele hanno ricevuto il loro ministero di lettori nell'ottava di Pasqua. Vorrei chiudere questo momento per poi prepararci alla preghiera, chiedendo a tutti e tre di lanciare un piccolo messaggio di saluto a tre categorie di persone che forse in questo periodo stanno soffrendo più di altre a causa del Covid. E quindi un messaggio ai ragazzi, ai giovani e anche agli anziani. Comincio proprio con te, Federico. Che cosa diresti ai ragazzi, magari anche pensando a quei ragazzi che incontri in parrocchia, ai quali fai catechismo? Ragazzi, direi rimanete connessi con il Signore. Può sembrare che in questo periodo difficile nella quale non andiamo a scuola, non pratichiamo il nostro sport, non incontriamo i nostri amici, sia difficile gioire. E invece nel rapporto con il Signore noi possiamo trovare ogni giorno dei segni di speranza. Ai giovani direi, un dono il Signore ha messo nelle vostre mani, il dono della sua vita, il dono del suo stesso corpo. E allora, ora senza timore, con la forza di noi giovani, seguiamo il Signore col sorriso sul volto e con questo dono stretto nelle nostre mani. Agli anziani vorrei dire, siamo qui per voi. I servizi della parola e del pane che tra poco ci verranno affidati
sono servizi per tutta la Chiesa e in particolare per quelle componenti più fragili, più deboli, che attendono una parola e un pane che nutrano. E allora noi davvero accompagniamo con la preghiera e con l'affetto il passo di Federico, Marco, Gabriele, ma anche il cammino del discernimento vocazionale di tutti gli altri seminaristi. E chiediamo al Signore che accanto a questi vostri sì ce ne possano essere tanti altri che nascono magari anche dal vostro esempio, dalla testimonianza. Adesso ci tuffiamo dentro questo mistero, andiamo a celebrare insieme l'Eucaristia, il Signore che si dona e, perché no, preghiamo in modo speciale oggi davvero Maria, colei che ha detto di sì, colei che, per riprendere le parole del poeta Dante, è Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura. Insieme gioiamo e preghiamo. Oggi celebriamo con gioia la solennità dell'Annunciazione del Signore, una festa che ci ricorda che all'inizio del cammino della fede di ognuno di noi c'è stata, come per la Vergine Maria, la chiamata del Signore. In questa occasione i giovani che in seminario si preparano al ministero presbiterale ricevono dal Vescovo i ministeri istituiti. Riceverà il lettorato Federico Amianti, della parrocchia di Farra di Soligo, in servizio nella parrocchia di San Vendemiano. Riceveranno l'accolitato Marco Gaiotti, della parrocchia di Castello Roganzuolo, in servizio pastorale nelle parrocchie di Fontanelle, Lutrano e Vallonto. Gabriele Pancotto, della parrocchia di Farra di Soligo, in servizio pastorale nella parrocchia del Duomo di Sacile. Ogni ministero nella Chiesa è dono dello Spirito Santo, ricevuto nel battesimo e confermato nella cresima. In particolare, il lettore è istituito per proclamare la parola di Dio nella liturgia e per curare nei fedeli la formazione catechistica e l'amore alla parola di Dio. L'accolito è istituito per il servizio all'altare e diventa per questo ministro straordinario della comunione. Preghiamo oggi per questi nostri fratelli che con il loro eccomi, sull'esempio della Vergine Maria, si impegnano pubblicamente al servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa. Rinnoviamo con loro anche noi il nostro sì al Signore. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto che troviamo nella prima pagina del libretto. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, cambi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio fra i ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli.
Oggi il Verbo di Dio entra per sempre nel mondo e si fa carne in mezzo a noi. Gloria a te, o Cristo. Lode alla Vergine concepito il Verbo e lo ha donato a noi Gesù. Gloria a te, o Cristo. Ecco, Signore, io vengo, poiché di me tu hai scritto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con voi. Prepariamoci, cari fratelli e sorelle, a questa celebrazione, nella solennità dell'Annunciazione del Signore, in cui istituiremo ministri istituiti del lettorato e dell'accolitato, alcuni nostri fratelli. Ringraziamo il Signore per questo dono, che è sempre davvero una grazia per la Chiesa. Chiediamo fin d'ora il dono dello Spirito Santo su Marco, Gabriele e Federico, perché li aiuti, li illumini a svolgere con generosità e competenza i compiti che egli affida loro. Con questi sentimenti iniziamo la messa. Chiediamo umilmente il perdono del Signore per essere meno indegni di celebrare i santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensiero. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Agli uomini amati dal Signore
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, Tu hai voluto che il Tuo Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che professiamo la fede nel nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della Sua natura divina. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Signore, io vengo per fare
libertà non gradisci. Gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio cuore. Ecco, Signore, giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così, egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te. Sedere. Si presenti il candidato al ministero di lettore, Federico Amianti, della parrocchia di Farra di Soligo. Eccomi. Si presentino i candidati al ministero di accolito: Marco Gaiotti, della parrocchia di Castello Roganzuolo. Eccomi. Gabriele Pancotto, della parrocchia di Farra di Soligo. Eccomi. Quella parola l'abbiamo sentita proclamare, l'abbiamo ripetuta noi stessi parecchie volte in questa liturgia della parola. L'abbiamo sentita nella prima lettura,
ecco la Vergine concepita. L'abbiamo cantata, ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà, più volte l'abbiamo ascoltata nel Salmo, allora ho detto, ecco, io vengo. L'abbiamo riascoltata nella seconda lettura, dove l'autore della lettera agli Ebrei la riprende dal Salmo, facendo una sintesi, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, due volte. L'abbiamo sentita nel Vangelo, eccomi, sono la serva del Signore, l'abbiamo sentita dalle labbra dei nostri fratelli poco fa, eccomi. Lo sappiamo bene che non è automatico, non basta pensare che sia la volontà del Signore che uno diventi prete, non basta. Tant'è vero che è proprio per questo che il discernimento è lungo e accurato, però giunge il momento in cui a un battezzato è chiesto di dire eccomi. Questo è uno di quei momenti. Certo, è sempre con un po' di apprensione che uno pronuncia questo eccomi e che colui che deve accoglierlo lo accoglie, per il semplice motivo che non abbiamo in mano come una sfera di cristallo gli eventi del nostro futuro. E tuttavia è con grande fiducia e con grande speranza che questo eccomi viene pronunciato e accolto. Noi siamo sostenuti da quella parola, e anche voi, cari giovani, da quella parola che l'angelo dice a Maria, non temere, non temere. Non è certo una parola che ci metta al sicuro da ogni interrogativo e da ogni prova, ma è una parola che ci invita a confidare nelle parole e nelle promesse del Signore. Qualche giorno fa, nel ritiro che ho predicato a voi, cari seminaristi, parlando dei frutti che lo Spirito Santo ha operato nella vita di San Giuseppe, indicavo il primo frutto nel discernimento. Nel discernimento. Un discernimento, se avete presente, che proprio alla luce del testo evangelico, in maniera chiarissima, prevede almeno tre riferimenti, non uno di meno. La vita concreta, la propria situazione di vita concreta, la parola di un messaggero di Dio, chiunque esso sia, la parola della Sacra Scrittura, che come ci insegna la Dei Verbum, contiene la parola di Dio. Ed è questo che voi avete fatto e continuate a fare in questi anni attraverso il confronto con i vostri educatori, che possono essere identificati con quei messaggeri di Dio di cui ho parlato, indagando e scrutando gli elementi concreti della vostra vita, ascoltando e meditando le parole della Sacra Scrittura. Ed è proprio questa parola che voi avete imparato a conoscere e ad amare e ad ascoltare, che diventa ora un ministero per te, caro Federico, che questa sera vieni istituito lettore, cioè proclamatore, ma anche divulgatore della parola della Sacra Scrittura. Proclamerai la parola di Dio nell'assemblea liturgica, educherai alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderai a ricevere degnamente i sacramenti, porterai l'annuncio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono, così dice il rito dell'istituzione. Ovviamente il rito liturgico ti ricorderà che potrai svolgere bene e in maniera feconda questo ministero nella misura in cui tu stesso continuerai ad amare, ad ascoltare, a vivere e a testimoniare questa parola. E voi, Gabriele e Marco, che venite istituiti accoliti, da un lato siete già lettori, non dimenticatevelo, quindi avete già a che fare ministerialmente con la parola della Sacra Scrittura.
D'altro lato, diventerete servi di quella celebrazione eucaristica che è, per così dire, la condensazione sacramentale della parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura. Più precisamente di quella parola suprema di Dio che è la Pasqua di Gesù. Qualche giorno fa nell'ufficio delle letture abbiamo cominciato a leggere la lettera agli Ebrei. Ora, l'incipit di questa lettera è solenne, grandioso. Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diverse modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha anche fatto il mondo. Ebbene, Dio ha parlato a noi soprattutto per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù fatta una volta per sempre, come abbiamo sentito nella seconda lettura, mediante il gesto con cui Gesù liberamente offre se stesso, noi siamo stati salvati e santificati. E questo gesto ci viene ripresentato e offerto ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. L'Eucaristia, scriveva in maniera molto efficace, che mi è sempre rimasta in mente, scriveva Don Giovanni Moioli, è la Pasqua del Signore che passa nel sacramento per passare poi nella vita di ogni battezzato, aiutandolo a vivere un'esistenza pasquale. Di questo passaggio voi siete ministri, non padroni, ministri, ma è importante. Anzitutto, ovviamente, attraverso la vostra vita, una vita segnata da questo passaggio che aiuta a farlo diventare reale negli altri. Ebbene, invochiamo la Vergine Maria, che ricordiamo in modo tutto speciale in questo giorno che celebra l'inizio dell'incarnazione. Chiediamole che il suo eccomi illumini e sostenga il vostro eccomi. E domandiamo la sua materna intercessione perché l'offerta che fate di voi stessi in questo giorno sia sempre unita all'offerta di sé che Cristo ha fatto e sempre sia sostenuta dal dono del suo Spirito. Ora il Vescovo proclamerà sui candidati, al lettorato e all'accolitato la preghiera di benedizione e consegnerà a ciascuno il simbolo del proprio ministero. Al lettore il libro della Sacra Scrittura, agli accoliti il vassoio con il pane per l'Eucaristia. Figlio carissimo, Dio nostro Padre ha rivelato il mistero della nostra salvezza e lo ha portato a compimento per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo, fatto uomo, il quale, dopo averci detto e dato tutto,
ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Ed ora tu, diventando lettore, cioè annunciatore della parola di Dio, sei chiamato a collaborare a questo impegno primario nella Chiesa e perciò sarai investito di un particolare ufficio che ti mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio. Proclamerai la parola di Dio nell'assemblea liturgica, educherai alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderai a ricevere degnamente i sacramenti. Porterai l'annuncio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono. Attraverso questa via e con la tua collaborazione, molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e del Figlio suo Gesù Cristo che egli ha mandato e così otterranno la vita eterna. È quindi necessario che mentre annunci agli altri la parola di Dio, tu sappia accoglierla in te stesso con piena docilità allo Spirito Santo. Meditala ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendi testimonianza con la tua vita di nostro Salvatore Gesù Cristo. Ed ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questo nostro fratello scelto per il ministero di lettore. Nel fedele compimento del suo ufficio, egli annunci il Cristo e dia gloria al Padre che è nei cieli. O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio, parola di vita, per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici questo tuo Figlio, eletto al ministero di lettore. Fa che nella meditazione assidua della tua parola ne sia intimamente illuminato per diventarne fedele annunciatore ai suoi fratelli per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. La tua parola, Signore, è luce alla mia strada. Sediamo. Figli carissimi, scelti per esercitare il servizio di accoliti, voi parteciperete in modo particolare al ministero della Chiesa. Essa infatti ha il vertice e la fonte della sua vita nell'Eucaristia, mediante la quale si edifica e cresce come popolo di Dio. A voi è affidato il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni e come ministri straordinari potrete distribuire l'Eucaristia a tutti i fedeli, anche infermi. Questo ministero vi impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio di Cristo e a conformarvi sempre più il vostro essere e il vostro operare. Cercate di comprenderne il profondo significato per offrirvi ogni giorno in Cristo
come sacrificio spirituale gradito a Dio. Non dimenticate che per il fatto di partecipare con i vostri fratelli all'unico pane, formate con essi un unico corpo. Amate di amore sincero il corpo mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi. Attingete così, attuerete così il sacramento nuovo che Gesù diede agli apostoli nell'ultima cena: amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Ed ora preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché questi nostri fratelli, scelti per il ministero di accoliti, ricevano con abbondanza la sua benedizione e siano confermati nel fedele servizio alla Chiesa. Padre clementissimo, che per mezzo del tuo unico figlio hai messo l'Eucaristia nelle mani della Chiesa, benedici questi tuoi figli eletti al ministero di accoliti. Fa che assidui nel servizio dell'altare, distribuiscano fedelmente il pane della vita ai loro fratelli e crescano continuamente nella fede e nella carità per l'edificazione del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa. Amen. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Professeremo ora la nostra fede alle parole e per opera dello Spirito Santo, che ricordano il mistero dell'incarnazione che oggi celebriamo, ci metteremo in ginocchio per qualche istante. Credo in un solo Dio, Padre. Thank you.
Fratelli e sorelle, nell'evento umile e nascosto dell'Annunciazione, Maria accoglie nella fede e nella carne il Verbo eterno fatto uomo per la nostra salvezza. In comunione di fede e di speranza con la Vergine, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: si compia in noi la tua volontà, Signore. Si compia in noi la tua volontà, Signore. Perché la Chiesa guardi a Maria, piena di grazia, e si mette in ascolto docile della parola che chiama e salva, divenendo così madre feconda di molti nuovi figli. Ti preghiamo. Si compia in noi la tua volontà, Signore. Perché Marco e Gabriele, nuovi accoliti, amando e servendo all'altare il mistero dell'Eucaristia, siano segno di Gesù che si è fatto dono per tutti e abbiano a cura speciale per gli infermi, i poveri, gli anziani. Ti preghiamo. Perché Federico, nuovo lettore, si lasci plasmare e scavare dalla parola di Dio e, annunciandola nella liturgia e nella catechesi, scopra che davvero essa è più docile, dolce del miele e più preziosa dell'oro. Ti preghiamo. Si compia in noi la tua volontà, Signore. Perché il vento dello Spirito Santo soffi nei cuori dei giovani e chi si sente chiamato dalla voce soave di Dio possa rispondere senza timore il proprio «Eccomi». Ti invochiamo. Si compia in noi la tua volontà, Signore. Perché le nostre comunità parrocchiali si preparino a vivere con fede i giorni pasquali, senza cedere alle fatiche di questo tempo di chiusure, e guardando con speranza alla croce che tutti abbraccia, ti invochiamo. Si compia in noi la tua volontà, Signore. Salga a te, o Padre, come profumo d'incenso la nostra preghiera. Tu che tutto sai e puoi, ascolta, perdona ed esaudisci. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Dio Onnipotente, l'offerta della tua Chiesa, perché riconoscendo le sue origini nell'incarnazione del Figlio tuo unigenito, esulti di gioia in questa celebrazione dei suoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. All'annuncio dell'angelo la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e portò in grembo con ineffabile amore il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco di Sal e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Guardandovi negli occhi, scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Santo, corpo e sangue di Gesù, dono supremo, segno vivo d'amore. O vero corpo di Cristo Signore, cibo donato a tutta l'umanità.
sangue qui trasforma, offerti a noi raccolti in Cristo Gesù. Pane del cielo, corpo del Signore, degno di vita per l'eternità. La nuova Pasqua per noi si rinnova, promessa di un futuro eterno di gloria, gioia infinita, festa senza fine. Questo attendiamo nella fede in Gesù. Pane del cielo, corpo del Signore, degno di vita per l'eternità. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, perché riconoscendo nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, per la potenza della sua risurrezione possiamo giungere alla gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Dio, al termine di questa celebrazione, nella quale abbiamo innalzato con Maria il nostro inno di ringraziamento mediante il sacrificio eucaristico del tuo Figlio Gesù, desideriamo manifestarti anche il nostro rendimento di grazie, esprimendolo così come ora ne siamo capaci. Anzitutto ti ringraziamo, o Signore, per l'eccomi generoso e vivace di Federico, Marco e Gabriele, che stasera hanno pronunciato con audacia e determinazione. Anche Maria lo pronunciò, certamente così, nel giorno in cui fu raggiunta dalla straordinaria richiesta di essere madre di Gesù. Con generosità, con audacia, con determinazione, fidandosi. Interpellati anche loro come Maria, si rimettono fiduciosi e coraggiosi alla tua volontà.
possa davvero compiersi in loro, com'è nel tuo meraviglioso progetto di amore. Ti ringraziamo, Signore, per le loro famiglie, i loro genitori in modo particolare, le loro comunità parrocchiali di appartenenza e di servizio e per quanti ci seguono con simpatia e affetto attraverso il canale di Tenda TV. Possano tutti continuare ad essere per Federico, Marco e Gabriele significativi luoghi di incontro, di relazione e di condivisione, dove possano ancora sperimentare, in un certo senso senza sosta, la bellezza del tuo amore che salva e che continua a chiamare. Infine, o Signore, ti vogliamo ringraziare per tutti i nostri sacerdoti, soprattutto quelli presenti a vario titolo stasera con il nostro Vescovo Corrado. Il loro esempio, la loro testimonianza di vita e la loro preghiera, unita a quella di tutta la nostra comunità diocesana, possa ancora far germogliare vocazioni al matrimonio, alla vita consacrata, al diaconato e al presbiterato. Maria, tua e nostra madre, sostenga la nostra preghiera e i nostri propositi di bene. Così sia. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Annunziazione del Signore, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Tutto il mondo, Signore, ti adori e ti lodi.
donaci la pace, o Spirito d'amore.